dato, diciamo, che si parla di prevenzione, ma preferirei sinceramente farvi vedere il sito, se qualcuno magari, non so, dell'area tecnica, perché con Mozilla dovrebbe essere rintracciabile. Ecco, qui infatti c'è, e quindi devo forse. Come, scusa? Non ho capito. Ah, sì, giusto, forse da lì viene meglio, scusate. Comunque, diciamo, quello che intanto mentre avvio, vi dico appunto che. Diciamo, il centro di documentazione sull'alluvione di Firenze è sempre stato, diciamo, fin dalla costituzione del progetto Toscana-Firenze 2016, diciamo, un obiettivo importante da raggiungere, proprio perché si riteneva, diciamo, fondamentale che fosse, diciamo, disponibile. Non me lo connette. Io non so perché. C'è un problema di connessione. Va bene, allora, ecco, se me lei può vedere, intanto se vado un attimo, ci ho preparato anche delle dico forse adesso. Eccoci. Allora, la visualizzazione è molto ampia, perfetto, voi lo vedete per bene. Benissimo. Allora, quindi come dicevamo, il gruppo, è stato creato questo gruppo che ha diciamo, cercato di progettare un centro sulle alluvioni interistituzionale e i primi risultati sono stati presentati al convegno L'Acqua Nemica nel gennaio del 2015. In realtà diciamo, la complessità della gestione di una tale massa critica di documentazione, la difficoltà di organizzare una collaborazione sistematica tra gli enti e anche, diciamo, l'impegno di risorse contemporaneo in tutte le altre importanti iniziative legate al cinquantenario non hanno reso possibile per adesso la realizzazione di questo obiettivo. E quindi l'Università degli Studi di Firenze ha ritenuto che fosse indispensabile, diciamo, dare invece questo importante segno di continuità, perché lo sviluppo della conoscenza rispetto all'alluvione è un elemento fondamentale anche per la tutela e per la prevenzione. Quindi questo centro è stato, diciamo, istituito dall'Università all'interno del sistema bibliotecario d'Ateneo e quindi diciamo, è operante grazie a risorse dell'Ateneo. Però è aperto alla cittadinanza, alle altre enti istituzioni. Dunque, mi sembra che qui non si visualizzi la barra, mentre invece a me serviva che si visualizzasse. So bene. Eh? Vede, io devo vedere anche la barra perché serve molto per dare la struttura. Ecco, molto piacere, perfetto. Allora, come vedete, forse riuscirò anche a dirigere un centro di documentazione, ma non a utilizzare un computer. Quindi, diciamo, questo centro ha, diciamo, proprio come fra le sue finalità dichiarate, lo vedete qui dalla presentazione, ha proprio
favorire iniziative di collaborazione con gli altri enti e istituzioni e la costituzione di una rete di documentazione interistituzionale. Le altre finalità, come vedete, sono garantire la conservazione e fruizione del patrimonio di documentazione raccolto dal progetto Firenze 2016, arricchendola naturalmente con la documentazione a tema già disponibile presso le biblioteche dell'Ateneo e che verrà anche progressivamente implementata. Dare supporto alle attività di ricerca e di studio sull'alluvione di Firenze del 1966 e degli altri eventi alluvionali. Dare supporto alla diffusione della cultura di prevenzione in relazione al rischio esondazione. Queste sono le finalità dichiarate e la struttura del CEDAF prevede infatti un comitato scientifico di indirizzo che è composto da 3 docenti dell'Università degli Studi di Firenze e da ben 11 invece rappresentanti delle altre istituzioni fiorentine che sono di riferimento per questa tematica e che hanno collaborato al progetto Firenze 2016. Lo vediamo qui, sono l'Accademia delle Arti del Disegno, l'Archivio di Stato di Firenze, l'Archivio Storico del Comune di Firenze, la Biblioteca Nazionale Centrale, la Fondazione Scienza e Tecnica, l'Harvard University, Villa Itatti, il center dell'Harvard University di Villa Itatti, Opera del Tempio Ebraico, Opera di Santa Croce, Opera di Santa Maria del Fiore, l'Opificio delle Pietre Dure, la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio. Quindi questi sono tutti enti partecipanti a questo comitato. Oltre alla la struttura del CEDAF prevede anche il presidente del comitato che sarà nominato al suo interno, un direttore tecnico che è stato identificato appunto nel direttore della biblioteca umanistica perché il CEDAF avrà la sua sede fisica presso la biblioteca umanistica. E poi c'è un comitato di gestione in cui sono presenti sia tutti i direttori delle biblioteche, quindi anche gli altri direttori delle 4 ulteriori biblioteche di area, e i 5 bibliotecari che svolgeranno attività di documentalisti, che sono appunto uno per biblioteca. Il centro avrà anche appunto una sede fisica e qui verrà realizzata una sala di consultazione a scaffale aperto che consentirà l'accesso diretto alla collezione bibliografica posseduta dall'Ateneo su questa tematica e sarà consentito anche l'accesso alla documentazione archivistica, potrà essere anche corredata da altri strumenti o di ricerca o di divulgazione, però in realtà il centro di documentazione lavora soprattutto attraverso il sito web. Questo è proprio il focus di questo centro. Quindi noi potete vedere che questo sito web è strutturato in modo che ci sia una sezione in biblioteca che consente di accedere al catalogo dell'Ateneo. Ci sono più di 4 milioni di risorse bibliografiche disponibili, sono comprese anche quelle di istituti importanti come l'Accademia della Crusca per esempio e l'Istituto Papirologico. Inoltre a livello cosiddetto SBART è condiviso anche con l'Università di Pisa e di Siena. Qui vedete che è possibile quindi una ricerca generale nel catalogo, quindi una ricerca libera, quella che comunque si può sempre fare con le proprie scelte da parte dell'utente, però ci sono degli accessi guidati che consentono di recuperare la documentazione pertinente. Quindi possiamo vedere per esempio ovviamente classicamente alluvioni Firenze 1966 che è proprio sull'alluvione, quindi recupera i documenti posseduti relativi all'alluvione del 66, però abbiamo anche un tema più generale che sono le alluvioni di Firenze, quindi anche le alluvioni storiche, oppure abbiamo per esempio le pubblicazioni cartacee e online digitali sulle piene dell'Arno, sul controllo delle piene dell'Arno, ancora per esempio sui beni culturali e danni d'alluvione, quindi su questo tema così importante di cui abbiamo appena sentito un intervento molto significativo. Questa è quindi la prima opportunità che viene offerta, cioè la possibilità di accedere a questo catalogo anche con degli strumenti che facilitano la ricerca. Invece le sezioni successive, bibliografie, documenti video, interviste, documentazione digitale, siti web, sono in realtà le sezioni in cui è organizzata la documentazione disponibile nel sito.
Quindi sono, come vedete, suddivise per la tipologia di materiale e diciamo ogni documento inserito in questo sito è indicizzato sia come tipologia di materiale, sia per l'argomento o gli argomenti di cui tratta, sia anche quando è presente per le personalità di rilievo che sono diciamo associate a questo documento e che possono essere considerate degli strumenti di ricerca, delle chiavi d'accesso. Se noi andiamo alla maschera cerca, che vedete qui, con questa maschera noi possiamo per esempio incrociare una tipologia, possiamo scegliere video, un argomento, possiamo scegliere per esempio i filmati e fotografie originali dell'alluvione, una persona, Michelucci Giovanni, e noi troviamo il filmato d'archivio di Michelucci. Come potete vedere, ogni documento ha anche un abstract che viene preparato ad hoc e nell'abstract avviene la ricerca per termini liberi, cioè la ricerca per parole chiave che l'utente sceglie liberamente. Quindi questi sono i canali per poter ricercare in tutto il sito. Poi se apriamo una specifica sezione che, come abbiamo detto, corrisponde ad una tipologia di materiale, c'è anche qui la possibilità di fare una ricerca per parole chiave e successivamente vediamo sotto sono elencati tutti i documenti relativi a questa tipologia di materiale, quindi a questa sezione, ordinati sotto l'argomento e corredati da questi abstract. Naturalmente uno stesso documento può essere collegato a più argomenti, ma può essere anche collegato a più tipologie, per esempio un'intervista a video sarà reperibile sia sotto interviste sia sotto documenti video. Quindi questa è sostanzialmente la struttura per reperire la documentazione. Poi abbiamo un'altra sezione che si riguarda le mostre virtuali e qui mi permetto di fare una piccola anteprima su questa mostra. È stato appena parlato naturalmente della mostra Palazzo Medici Riccardi. Questa è la presentazione, la mostra virtuale. Non è ancora completata, però è già disponibile e è stata preparata anche questa a cura del sistema bibliotecario d'Ateneo. Come vedete c'è un percorso che riprende le sezioni del catalogo e se noi guardiamo la sua struttura, per esempio, vediamo che ci sono i musei e le collezioni, i luoghi di culto, la carta, raccolte scientifiche, gli ultimi, ne avete appena sentito parlare. Quindi se io apro musei e collezioni e seleziono il luogo museo archeologico, per esempio, oltre ad una introduzione della sezione, posso selezionare il luogo, ha a sua volta una breve introduzione e poi segue una specie di storytelling che elenca le opere d'arte, di cui c'è una galleria fotografica che presenta anche le condizioni precedenti al restauro. E questa scheda è completata, oltre naturalmente al titolo e a una breve didascalia, anche c'è l'accesso alla scheda dell'opera più completa che è presente nel catalogo. E vediamo se qui mi fa andare, ecco, queste erano le condizioni di partenza e questo è il risultato finale. Allora, molto interessante in questa mostra virtuale è anche la cartina dell'alluvione, che è in pratica una mappa che presenta il livello di battente, cioè il livello raggiunto dall'acqua dell'Arno durante l'alluvione del 66. Viene definito, le varie aree vengono definite in base alle sfumature di azzurro, no? Che c'è una leggenda naturalmente, però in questa mappa sono state anche evidenziate alcuni luoghi, per cui questa serve anche per accedere, è un'altra chiave d'accesso ai luoghi che abbiamo già visto e di cui abbiamo già potuto vedere le varie opere che vengono presentate. Quindi abbiamo la possibilità in pratica di una localizzazione geografica di questi beni, di questi luoghi. Questa direi non direi altro perché
appunto non è nemmeno ancora del tutto completata, i saggi d'approfondimento so che è in fase di completamento e lì andranno i contributi che nel catalogo sono appunto contributi che non era possibile diciamo riversare o collegare direttamente alle varie sezioni. Tornando alla nostra al nostro sito, noi quindi abbiamo visto l'accesso alla biblioteca, la documentazione, le mostre virtuali. Qui c'è un'altra sezione che è ovviamente dedicata al progetto Toscana Firenze 2016 e che in pratica questa sezione è ristrutturata, segue insomma la struttura originaria del sito web del progetto e che serve proprio a consegnare alla storia questo progetto. Seguono due sezioni molto importanti. Voi sapete che la solidarietà è un tema di grande rilievo per l'alluvione di Firenze. Sapete che ci sono stati episodi senza precedenti di solidarietà a livello nazionale, internazionale, privato e pubblico. E diciamo, il centro di documentazione eredita dal Comitato Toscana Firenze 2016 due archivi molto importanti. Uno è quello degli aiuti, di cui per adesso è disponibile diciamo, l'elenco dei paesi che può essere visualizzato diciamo, grazie al planisfero, come potete vedere, oppure possono essere anche visualizzati tutti, interamente. E queste sono diciamo, le prime informazioni che vengono fornite in questa sezione, che ovviamente deve essere implementata. Questo è un sito che è appena nato, e l'implementazione, l'aggiornamento, la manutenzione di questo sito sarà una delle attività fondamentali naturalmente del centro di documentazione. L'altro invece è l'archivio degli Angeli del Fango, anche questo è un archivio molto importante, il comitato ha fatto una call e praticamente ha ottenuto di realizzare l'elenco ufficiale degli Angeli del Fango, ne è già stato parlato, che hanno dato anche l'autorizzazione ovviamente a far figurare i loro nominativi sul web. Quindi questo, il centro eredita questo archivio e sarà a sua cura ovviamente mantenerlo e implementarlo. Infatti c'è anche un modulo di registrazione, come vedete, per cui le persone che non si ritrovano, gli Angeli del Fango, che non dovessero ritrovarsi in questo elenco, magari sono presenti in altri elenchi che sono stati nel tempo elaborati, però non fanno parte di questo elenco che può essere consultato online, possono registrarsi e quindi comparire in futuro in questa sezione. Mi sembra che, come diciamo, essenzialmente è stato detto tutto, in evidenza qui abbiamo il report del Comitato Internazionale Tecnico Scientifico di cui è stato ampiamente parlato, perché è sicuramente uno dei risultati più importanti del progetto Toscana Firenze 2016. Io quindi posso concludere e vorrei solo ringraziare Manuela Tagliabue, cui si deve l'ideazione e la realizzazione del sito web, compresi i programmi, l'elaborazione dei programmi necessari per il funzionamento, Marco Bicchierai, Lucia Frigenti, Renzo Nelli, Chiara Razzolini e Tiziana Stagi, che hanno dato un contributo fondamentale per l'individuazione dei criteri e delle chiavi di ricerca in relazione ai contenuti. Grazie.